È risultato positivo al coronavirus uno dei 56 italiani tornati questa settimana da Wuhan. Giovedì pomeriggio il paziente, rimpatriato lunedì scorso su un volo militare e messo in quarantena assieme agli altri connazionali nella città militare della Cecchignola, è stato ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma. In serata, l'Istituto Superiore di Sanità ha annunciato la positività al test, rilevata grazie alle analisi condotte sui tamponi. Si tratta del primo paziente italiano colpito dal virus. Restano critiche le condizioni della coppia di turisti cinesi ricoverata da otto giorni allo Spallanzani e sottoposta dal 4 febbraio ad una terapia antivirale sperimentale.